Buongiorno, siamo con il sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone, un comune che si differenzia, un comune che sempre di più diventa digitale. Negli ultimi giorni, appunto, il comune, l'amministrazione comunale di Petrosino ha reso accessibile, come dire, anche ai cittadini una serie di servizi attraverso l'app IO. In che cosa consiste, sindaco? Intanto buongiorno, è sempre un piacere farsi una chiacchierata con voi e con te in particolare. E, sì, diciamo che abbiamo cercato di essere al passo con i tempi, ma contemporaneamente adeguarci un attimo a quelli che sono gli interessi da parte dei nostri cittadini. Intanto abbiamo capito che oltre il 65% della nostra cittadinanza ha scaricato l'applicazione IO, che è quella che un po' tutti adesso utilizzano anche per il discorso, diciamo, di avere un refund delle spese che fanno con le carte di credito, insomma, questa roba qua. E ne abbiamo approfittato per inserirsi in questo canale e aggiungere, oltre ai benefici, insomma, che l'applicazione già ha di per sé, dei servizi che il comune offre. Tra questi, tramite un link che è col codice fiscale e l'identità digitale, siamo nelle condizioni di veicolare, quindi nominalmente al cittadino, una serie di informazioni. Tra queste, a noi ci viene in automatico perché l'abbiamo già nel nostro database, la scadenza di documenti, per esempio la carta di identità, oppure il pagamento di tributi che spettano al cittadino o per contro il pagamento che noi facciamo nei confronti dei cittadini. Quindi, giusto per fare un esempio, se un cittadino viene chiamato per fare lo scrutinatore in occasione di elezioni e poi noi giustamente lo paghiamo. In quel caso lui avrà comunicato l'avvenuto pagamento, così come se paga il tributo gli si dà conferma dell'avvenuto pagamento. E poi un altro canale che a noi ci risulta molto utile in periodo di emergenza, la possibilità di dare delle comunicazioni importanti. Se il sindaco firma un'ordinanza, le ordinanze chiaramente sono fatte per essere rispettate dalla cittadinanza e in particolar modo in un periodo di emergenza, quindi la possibilità anche di veicolare informazioni utili in una situazione come quella che viviamo in questo momento. Un metodo di comunicazione sicuramente innovativo tra i pochissimi comuni in Sicilia. Come hanno reagito i cittadini? Ma devo dire, io adesso non sono particolarmente scafato con l'innovazione digitale. Però anche con mia sorpresa e stupore, devo dire che hanno apprezzato molto. Vediamo anche la possibilità di interagire con la stessa applicazione, per cui il feedback sembra piuttosto importante, per cui sembra uno di quei canali. Noi avevamo anche altri canali, attenzione, abbiamo ad esempio un'applicazione Municipium prima di questa che era dedicata appunto a tutta una serie di servizi. Il cittadino con quell'altra applicazione può fare delle segnalazioni, quindi diciamo che mi ritrovo con una comunità abbastanza evoluta sull'innovazione tecnologica.